Ragazzi, allora, oggi sono qui per registrarvi proprio la seconda parte del video dei preferiti, cioè non dei preferiti, scusate, dei propositi che vi avevo già, registrato la prima parte. E niente, non ce ne mancano tantissimi, abbiamo ancora questi, però ci tenevo, cioè ho detto, preferisco registrare una parte 2 piuttosto che mettervelo nello stesso video, perché secondo me dopo diventa un po' pesantino. Non mi piace questa inquadratura, anzi la luce mi copre proprio completamente, però ho chiesto il permesso per andare, sì, il letto è tutto disfatto, scusate, ho chiesto il permesso per andare nella stanzina in cui volevo, ma mi è stato negato e quindi ho detto, vabbè. Di solito mi lasciavi, oggi non mi ha lasciato mio fratello, quindi vabbè, tranquillo, non importa. Guardate che belli gli orecchini che ho messo nuovi, mi piacciono tantissimo, proprio tanto. Cioè, sono piccoli dettagli che ci sono in me, ma che però mi piacciono tanto. Cosa dite? Finiamo questa mezza bowl? Allora, vediamo un po' cosa ho scritto. Così. Terminiamo il video e mi piacerebbe poi che mi raccontaste uno cosa ne pensate della prima parte e della seconda e se c'è magari una che avete preferito e seconda cosa qual è il più grande proposito per quest'anno che vi ricordate tutti i giorni, insomma che fate spesso, non so come spiegarvi. Allora, vabbè dai, questo cioè, vi ho detto che appunto sono fidanzata da più di 2 anni, quindi credo di sì, cioè sì. Però alcuni li ho rimessi perché anche magari se era già successo volevo tenerlo, non lo so, non lo so, sono un po' particolare anch'io. Poi mi sono segnata essere promossa e questo è successo, quindi molto felice, anche con voti molto alti. Poi mi sono segnata, vediamo un po', ma questo probabilmente sarà sempre quello di essere promossa anche cioè, più avanti perché ovvio che... Allora, questo non capisco, l'ho scritto, vedete che c'è qua la data, il 1º gennaio del 2020, ho scritto essere superiore, non capisco cosa intendevo, non ho, cioè non in modo di presunzione come potrebbe sembrare, però non capisco. Ho scritto trovare un mio perché. Questo sicuramente ritornerà, cioè lo vedrete anche più avanti, però non lo capisco, cioè... Ho capito cosa voleva dire l'Anna del passato, ma non riesco a spiegarlo a voi. Comunque, trovare un mio perché. Non... Poi mi sono segnata anche post-it bianco. Vedete che li ho fatti anche tutti colorati, sono molto belli. Divertirmi molto con i miei amici. Sì. Però una cosa che non c'è stata, cioè non è scritta, ma che è stata fatta, molta selezione. Molti addii, molti benvenuti. Molti ti accolgono nella mia vita, molti vattene pure, nel senso che ho fatto una grande selezione l'anno scorso e soprattutto quest'anno. E questo invito anche ciascuno di voi a farlo, nel senso che magari la persona che vi è più accanto, quelle che sono più accanto, sono poi quelle che si rivelano le più pericolose, se vogliamo chiamarle così. Quindi facciamo un po' di attenzione sotto questo aspetto, che dite? E direi di passare al prossimo bigliettino. Non so come tenere i capelli. Mannaggia! Perché con questo caldo vorrei proprio tagliarli tutti. Tagliarli tutti e non li vedo più. Così sembro nuda. Dai ragazzi, sto un po' scherzando perché fa veramente caldo. Forse l'aria l'hanno anche spenta, ecco perché. Allora, proseguiamo. Questo era fare delle belle passeggiate, comunque andare al mare con il mio fidanzato e è stato così, quindi super, sono super felice di questo, anzi è tutt'oggi così, tipo l'altro giorno siamo andati a farci una bella passeggiata, quindi muy muy bien, molto bene. Poi ho scritto che la mia famiglia sia felice, non lo so. Con il Covid vi ho fatto un video dedicato, ve lo lascio qui, ve ne parlo in tantissimi video, quello, una parte di me, vi ho un po' raccontato tutto. E quindi facciamo che quel video è la risposta a questo bigliettino qui. Io faccio il possibile, purtroppo ci riesco molto poco a rendere felice la mia famiglia, però ci provo. Però
sono tanti aspetti. Questo è del 27 luglio del 2019, stare bene. Purtroppo non è così, non si è realizzato, magari ci ho provato ma non si è realizzato e mi dispiace tanto, però è un bigliettino che voglio assolutamente tenere, cioè proprio 100%. Poi continuiamo con gli ultimi che mancano, magari questa parte sarà più breve della prima, ma sono comunque tutti due molto interessanti. Ho scritto vedere felice la nonna, penso di sì, ovviamente anche lei ha i suoi momenti, no? O tutti abbiamo i nostri momenti di solitudine e di fragilità, però di sicuro, cioè, insomma, ho fatto il possibile o comunque ci ho veramente provato, quindi almeno quello spero di sì ed è una cosa a cui ho fatto più attenzione, possiamo dire così. Vediamo il prossimo post-it. Comunque, ve ne ho saltati molti, cioè pochi, nel senso ve ne ho nascosti qualcuno giusto per una questione un po' più personale, ma ve li ho letti quasi tutti. Poi mi sono segnata che mi piacerebbe che il nonno mi proteggesse da lassù, perché il mio nonnino è lassù e gli altri due nonni, quelli dalla parte della mia mamma, purtroppo non li ho mai conosciuti. E questo penso sia successo, però vorrei che fosse sempre così, in realtà. Cambio postazione così. Non è che mi dà tantissimo, forse anche peggio, però vabbè. Il letto è disfatto, ma l'ho lasciato appositamente così perché, cioè, è la vita. Non è che devo fingere o è una cosa fasulla. È nella vita normale, ci sono dei giorni in cui lo faccio subito, dei giorni in cui rimane lì, dei giorni in cui non c'ho voglia, quindi ta-da! Tutto disfatto e non c'è nessun problema, nel senso che oggi ho fatto un sacco di cose, sono tornata tardissimo, quindi ero molto stanca. E invece gli altri giorni lo faccio anche più volentieri, dipende un po' dalla giornata. Comunque, so che anche voi ce l'avete disfatto a volte, o magari anche tutti i giorni, quindi figurarsi. Concludiamo, dai, che manca poco. Vediamo qui cosa ho scritto di particolare. Vabbè, questo l'ho scritto il 22 agosto del 2019, qui trovate la data. E ho scritto si risvegli l'amore in tutti. Una cosa un po' così. Amore, abbiamo bisogno di tanto affetto, tanto amore, questo sì. Avere giudizio, una cosa che mi dice sempre mio papà, questo 100% realizzato. Poi avevo messo anche queste gommine con i cuoricini. Abbiamo gli ultimi 5 post-it. Allora, questa è una cosa personale romantica, l'ho scritta nel 2019, il 27 aprile, poi l'ho scritta il 6 novembre e all'infinito. Una cosa così, un po' romantica. Poi qui ho scritto, sembra una cosa romantica di sentimenti, ma potete immaginare cosa sia, cioè nel senso. Ovvio che ho una relazione stabile e ci tengo tanto. Non, cioè, vorrei condividerla un po' di più. Però un po' sono frenata, un po' paura. Vedremo, senza problemi, anche se l'uomo vorrà. Però sono un po' frenata perché per scaramanzia, non lo so, non so neanche come spiegarmi. Poi ho scritto rinnovare la mia stanza, sì, però è ancora in corso d'opera questa cosa ed è uno dei miei preferiti perché voi dovete sapere che adesso la vedete sempre così, post-it lì, letto lì, cose così. In realtà, la mia stanza la cambiavo molto molto spesso. Da quando ho fatto la Makeup Collection non l'ho più cambiato, almeno i mobili. Il resto sì, assolutamente, cioè, super tranquillamente. Poi ho scritto, leggere e vedere tanti film, libri romantici. Film, libri poco poco poco, film così così. E questo invece mi dispiace tanto perché ci terrei a far sì che fosse di più questa cosa. Che rumore è? Infine, essere promossa con un cuoricino di Giulia. Vabbè, questa l'ho ripetuto, ma è una cosa un po' mia. Comunque, vi ho letto tutti i post-it. Avete visto la parte 1 e la parte 2, mi raccomando. Se avete visto la parte 2, andate a vedere anche la parte 1, che forse è un po' più forte emotivamente, questa è stata un po' più leggera. Grazie per la visione, ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando la campanellina così non li perdete. Io vi mando un abbraccio anche con il mio letto che è lì disfatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!